Ecco, quest'oggi siamo con Maria Grazia Fria, assessore al turismo, ma soprattutto al Palio del Golfo. Maria Grazia, parliamo di quest'anno. Dopo 2 anni, un anno di fermo, di stop, e l'anno scorso soltanto il Palio, si ritorna alla vita normale, ma soprattutto si ritorna al Palio del Golfo. Cosa significa per te? Sì, tanto grazie per avermi invitata. Il Palio del Golfo, alla sua antiche vesti, significa sfilata il venerdì in centro città col il coinvolgimento di tutte le borgate, significa cena delle borgate il sabato, anche questa in centro città, e con tra l'altro prodotti tipici, quindi una cena che valorizza anche l'enogastronomia locale. Poi il palio la domenica, la serata della domenica con i fuochi d'artificio, e il lunedì la premiazione in Piazza Europa. Quindi torniamo, diciamo, alla normalità che era quello che si auspicava, e abbiamo provato a fare anche l'anno scorso, ma non è stato possibile. E quest'anno lo facciamo anche partendo dalle prepalio, quindi l'anno scorso non le abbiamo potute fare, quest'anno faremo anche le prepalio, quindi queste gare nelle varie borgate per fare un po' di classifica. Abbiamo rispettato comunque tutti gli appuntamenti perché abbiamo fatto a Natale il palio di Natale, poi abbiamo fatto il palio di San Giuseppe e ora le prepalio e poi insomma il palio in tutta la sua organizzazione da tradizione. Ecco, Maria Grazia, tu sei una cittadina di Spezia, hai vissuto il palio dall'esterno, è già 2 anni che sei assessore al palio, ti aspettavi questa macchina, un movimento così grossa che c'è intorno al palio o ti aspettavi qualcosa di meno? No, io lo sapevo, conoscevo il palio perché sono stata comunque da tanto tempo a consigliere comunale, quindi conoscevo il palio. Certo, non ero entrata così nel merito, nel vivo della grande famiglia del palio, e quindi così a stretto contatto con tutte le borgate, devo dire la verità che è una grande emozione e un grande onore essere assessore al palio in una città dove la nostra, il palio rappresenta la più antica tradizione del nostro golfo. Quindi evidentemente se esiste anche un assessorato al palio significa a livello di Comune della Spezia che questa manifestazione è veramente un fiore all'occhiello per la nostra città. Ma non solo, vi dobbiamo ricordare che nel 2025 il palio compierà 100 anni e quindi quello che oggi impostiamo è proprio quello di lavorare sul palio affinché per i 100 anni ci sia un evento ancora più rilevante sotto il profilo della promozione stessa della manifestazione. Ecco, hai parlato di promozione. Che cosa si può fare di più per far conoscere il nostro palio? Visto che abbiamo il palio di Siena che è in visione con la RAI, queste cose, che cosa si può far crescere questo palio per avere anche più visibilità? Intanto farlo diventare un grande evento della città, della provincia, della Liguria, e stiamo ritornando, anche la regione Liguria è tornata a promuoverlo in maniera importante come iniziativa anche a livello regionale, e poi costruirci sopra un bel progetto di comunicazione e perché no farlo diventare un grande evento sportivo e della tradizione del nostro comprensorio, ma anche turistico, perché quando lo riusciamo a valorizzarlo anche sotto il profilo turistico, e quello stiamo provando a fare quest'anno, tra l'altro ci stiamo costruendo sopra una sorta di pacchetto turistico proprio dedicato a chi vuole venire a visitare il nostro golfo durante quei giorni, ecco, farlo diventare anche un evento turistico, un'attrazione turistica, diventa anche un volano di promozione dell'evento stesso. Ecco, prendiamo un po' il palio, prendiamo appunto delle borgate.
Anche perché, scusa Patrizio se ti interrompo, volevo aggiungere questo, oggi il turismo è esperienziale e il turista quando arriva nei territori che, viene, che vuole, che visita, vuole conoscerne le tradizioni, vuole sentirne il sapore, no? E il palio proprio rappresenta questa, la vecchia tradizione marinara della nostra città, con le barche ancora fatte in legno, fatte dai maestri d'ascia, con tutte le quelle piccole attrezzature, cordicine, cordicelle, adesso io in gergo non li so usare i nomi di tecnici precisi, ma che vengono fatti ancora in maniera tradizionale, cioè questo va anche cercando il turista, quindi fargli godere, farlo godere di uno spettacolo così bello è qualcosa di unico e irripetibile che non vivrà mai, perché il palio del golfo c'è solo alla Spezia. Infatti quello che ti piaceva far conoscere più da parte tua questo tipo di rapporto che hai fatto bene a spiegare. Ti stavo chiedendo ora, invece, l'anno scorso, 2 anni fa, non c'è stato il palio e le borgate hanno avuto dei problemi. Quest'anno il palio, l'anno scorso hanno fatto il palio, però ha fatto soltanto il palio e comunque, come sei tu, cioè, ora quest'anno con il pre-palio si comincia anche a rivedere la parte economica con le sagre, con... Come si può dare una mano a queste borgate, la parte economica anche? Guarda, noi le sosteniamo le borgate perché il Comune della Spezia dà un contributo importante al Palio del Golfo, quindi già quello è un bel sostegno. Poi è chiaro che se riusciamo a lavorare, e lo stiamo anche facendo attraverso questa iniziativa che colleghiamo quest'anno, e questa è un'altra novità, il Blue Festival, questa iniziativa per diciamo far conoscere il mare nella sua complessità come valore vero, come valorizzazione di un territorio, e collegato a questo Blue Festival, ora, oltre alla parte culturale c'è anche la parte esperienziale, se in questo percorso riusciamo a coinvolgere anche le borgate, chiaramente possiamo valorizzarle ancora di più, anche perché no, sotto il profilo del sostegno economico, ragionando su esperienze che possono essere organizzate nelle singole borgate, quindi sfruttare anche il Blue Festival per questo. Poi chiaramente se poi su questo progetto riusciamo a realizzare e avere una visione anche turistica, evidentemente far vivere al turista, come dicevo prima, l'esperienza all'interno di una borgata è qualcosa di unico e irripetibile. Ecco, parliamo, sei un assessore donna, ti faccio una domanda sul palio femminile. L'anno che c'è stato, che non c'è stato il palio, dopo tanto c'erano 13 borgate femminili che poi non hanno partecipato. L'anno scorso sei tornato a 8 borgate. Nel 2025, quando c'è il centesimo palio, si potranno rivedere le 13 borgate anche nella parte femminile, che è anche bello da vedere poi, perché poi alla fine il palio è il color segno, però è anche bello il giugno, che è bello anche il palio femminile. Certo, ma guarda, anzi ti aggiungo che il palio del Golfo è una delle poche iniziative così antiche che valorizza anche la competizione, in questo caso se ci riferiamo alla gara, delle donne, e che ha la stessa dignità, lo stesso valore comunque del palio tradizionale, insomma del palio vero, diciamo quello dei grandi, mettiamola così. E, sì, però ecco, le donne ora stanno prendendo un bello slancio, quindi chiaramente l'obiettivo è quello di rilanciare anche sulla parte del palio femminile, e il comitato ci sta lavorando, so che sono molto attenti a questo aspetto, quindi l'obiettivo è promuovere il palio anche all'interno del mondo dello sport, come sport all'interno del mondo femminile. Ma guarda che questo è un lavoro bello, importante, impegnativo, che va fatto, ma che il comitato sta già portando avanti molto molto bene, quindi ci arriveremo,
E poi oggi le donne sono veramente competitive, hanno dei livelli sportivi, di prestazione sportiva importanti, Cosa vuoi dire a chi non conosce Paio, ma ai milanesi, ai torinesi, ai fiorentini? Ecco, cosa vuoi dire uno spot pubblicitario per far venire la prima domenica di agosto a vedere Paio? Verrebbero a vedere qualcosa di unico. C'è il Palio della Spezia, c'è solo la Spezia. C'è il Palio del Golfo, così fatto, così portato, con questa tipologia di tradizioni, con questa storia, con questo racconto che c'è dietro il palio, c'è solo qui. Quindi evidentemente possono vivere un'esperienza unica e irripetibile e la possono vivere solo alla Spezia. Il palio quest'anno poi sarà caratterizzato da tutta una serie di eventi, no, che ci aiuteranno a renderlo molto ancora più fluido, sempre più bello, sempre più interessante. Insomma, stiamo abbinando tantissime cose al Palio del Golfo proprio nell'ottica di farlo conoscere il più possibile. Ti ripeto, anche l'operazione turistica è fatta in quell'ottica lì. Grazie mille. Grazie a te. Ciao!